Emilio Travaglini, dirigente del Termoli Basket. Allora, sono arrivati 2 punti, diciamo, dopo un momento di appannamento della vostra squadra. Sì, c'è stato un momento di appannamento, che poi erano partiti che venivano da riposo forzati di 2 settimane, quindi un po' di disattenzione c'è stata. Però questa sera noi sapevamo che andavano a una squadra Campobasso di rispetto, perché erano giovani, però c'era la differenza tecnica e quindi poi si è vista anche in campo. Al di là di qualche piccolo nervosismo che c'è stato, poi alla fine c'è stato un qualcosa di incomprensione, però tutto sommato è stata una buona partita per quello che poteva essere, insomma, ecco. Sono poi quelle classiche partite che, se non le prendi bene con la testa, rischi veramente di fare brutta figura. Sì, rischi di fare brutta figura, ma ripeto, quel po' di nervosismo che si poteva anche evitare. Poi alla fine è stata una partita abbastanza corretta. Poi qualche svista, diciamo, arbitrale c'è stata, però non è stata una cosa così grave, voglio dire. C'era proprio una differenza tecnica tra le due squadre. Poi alla fine abbiamo messo anche ragazzini come loro, quindi ritengo che è stata fatta una cosa buona per tutte e due le società, insomma. Ultima considerazione, è quest'anno l'anno buono, insomma, per vedere Termoli esplodere finalmente dopo qualche anno di oblio? Ma credo che ci sono tutti i presupposti per fare un salto di qualità. Adesso vedremo, finiamo questo campionato e poi vedremo come organizzarci per vedere di fare una buona squadra anche per il prossimo anno.